Benvenuti, benvenuti nuovamente in questo mio canale. Quest'oggi vi racconto un viaggio molto speciale in Giappone in occasione di un matrimonio. La scusa del matrimonio era anche la scusa per girare il paese, oltre a quella di poter vedere realmente un evento così interessante perché si trattava di un matrimonio tradizionale, non certo un matrimonio cattolico. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, mostriamo la posizione del Giappone, perché tutti conoscono questo paese, ma chiaramente da un punto di vista geografico viene anche complicato identificarlo bene. Il Giappone si trova nella parte più orientale dell'Asia. Come vedete è praticamente la stessa latitudine sia delle Coree, si ritrova un po' a nord la presenza della Russia e mentre un po' più a sud abbiamo la Cina. Il mare che bagna il Giappone dalla parte orientale è l'Oceano Pacifico, dalla parte occidentale è il Mar del Giappone. In quest'altra immagine invece vi mostriamo quello che sono tutte le tappe che ho toccato nel corso di questo viaggio e che descriverò singolarmente. Innanzitutto mostriamo la mappa di Tokyo. Tokyo è una città davvero enorme, una città di qualcosa come 15 milioni di abitanti. Ed è davvero immensa e affollatissima. La città chiaramente è bagnata dall'Oceano Pacifico e poi si sviluppa con tutta una serie di quartieri che determinano anche una serie di diversi centri diversificati con delle caratteristiche proprie. Difatti, in questa mappa identifichiamo tutti i vari quartieri in cui è suddivisa la città, che hanno dei nomi che torneranno anche spesso, che magari qualcuno avrà già sentito. Andiamo alla prima immagine. Qui ci troviamo nel quartiere di Shinjuku. Torno indietro per farvi vedere la posizione. Questo è il quartiere di Shinjuku, praticamente un quartiere abbastanza centrale in termini di posizione, ma possiamo dire che ci sono più centri a Tokyo. Il quartiere di Shinjuku era il quartiere in cui avevamo trovato l'albergo e quindi era il quartiere in cui più di frequente tornavamo, quantomeno la sera. È molto caratteristico per la presenza di tutte queste luci, di questi neon, di questi cartelloni. Altro aspetto che vi mostro è, per esempio, la presenza che abbiamo scoperto sul momento, era quella che vige attualmente in Giappone il divieto di fumare per strada. È un concetto che è l'esatto contrario rispetto a quello nostro, per cui da noi magari per strada si può fumare, però non si può fumare negli interni. Mentre c'erano delle circostanze in cui, ad esempio, delle stanze di albergo da noi sono sempre meno frequenti, sono per fumatori. E quindi hai un ambiente dove è veramente difficile anche respirare. E poi molte volte anche coloro che vogliono fumare si ritrovano in ambienti al chiuso dedicati solo ai fumatori, che ora troviamo bene o male anche in Italia in alcune circostanze, ma lì erano già sviluppate già qualche anno addietro. Questa immagine vi mostra come in realtà Tokyo, per quanto chiaramente la lingua giapponese sia fatta sia quella degli ideogrammi, Tokyo è molto preparata, è una città molto internazionale, tale da avere la doppia lingua. Quindi in linea di massima ci si può orientare. È chiaro che non tutto è in doppia lingua, però quantomeno per le indicazioni stradali non è un problema insormontabile. In questa immagine notiamo anche la variegata folla degli abitanti di Tokyo che sono molto
propensi al vestire bene, all'essere eleganti, all'essere anche estrosi, come vedete anche alcuni ragazzi con i capelli lunghi. Questa è proprio una caratteristica dei giapponesi, da un lato molto inquadrati, proprio il loro carattere di essere molto all'interno di una bolla per cui l'ordine gerarchico, le direttive del governo sono molto seguite, ma dall'altro c'è anche un'altra spinta molto forte a quello che è la volontà di affrancarsi da questo tipo di rigore. E molti lo fanno attraverso le varie mode che si sviluppano, che in molti casi sono prevalentemente giapponesi o che sono magari importate dall'Occidente. Da questa posizione, invece, siamo in uno degli edifici governativi dove si può vedere tutta l'estensione di Tokyo. Vedete come è un tappeto di edifici a perdita d'occhio, è davvero impressionante questo colpo d'occhio. E qui ritorniamo, siamo di sera, nel quartiere dove abbiamo preso l'albergo. Questo quartiere è chiamato Kabukicho, è una parte di Shinjuku. In realtà noi quando l'abbiamo scelto, un po' per ignoranza, un po' per sottovalutazione, non sapevamo che il quartiere di Kabukicho in realtà è un quartiere a luci rosse. Solo che gli standard giapponesi, di quello che sono quartieri sostanzialmente dedicati alla prostituzione, anche ad affari non molto chiari, in realtà sono molto più alti rispetto a quello che siamo abituati noi, per esempio nelle città nostre italiane. Un quartiere a luci rosse nelle città italiane è quartiere sicuramente da evitare, un quartiere malfamato dove ti possono derubare. Ecco, lì non c'è questo. Lì è un luogo molto sicuro. Al più puoi avere qualche avventore, in genere sono degli americani, degli afroamericani che si avventano sugli stranieri chiedendo di voler entrare in un locale, chiedendo di cercare magari la compagnia femminile. Invece i giapponesi che fanno la posta in queste vie, sostanzialmente sono molto silenti e in genere, appunto, poi conversano solamente con i giapponesi stessi. E il tutto avviene in un'aura di grande mistero, non c'è nulla che si vede, non ci siamo neanche accorti in maniera reale di essere all'interno di un quartiere a luci rosse, anche perché poi non solo non si vedono donne in esposizione come magari ad Amsterdam, ma anche le scritte sono tutte in giapponese e non è facile comprendere dove ci si trova. E poi l'altra particolarità è quella che di notte c'è questo spettacolo di luci, molta gente che passa, anche semplicemente a passeggio, ed è molto bello, molto variegato questo paesaggio molto orientale di questa metropoli che si mostra attraverso queste luminarie. Qui invece siamo entrati all'interno di un localino giapponese dove bere un po' di sake, che chiaramente è la bevanda nazionale, non si può non assaggiare, e con i compagni di viaggio cercavamo attraverso questo menu di decidere cosa scegliere. Per fortuna questo locale aveva quantomeno la doppia lingua, però è capitato anche di dover andare in ristoranti dove era tutto in giapponese il menu. E la fortuna è che uno dei compagni di viaggio conosceva un po' di giapponese, quindi quantomeno poteva chiedere o individuare quello che era il cibo. E qui vi mostro un'altra cosa interessante, che comunque la metropolitana è sempre in doppia lingua, quindi non ci si può totalmente perdere. È chiaro che si crea un po' di confusione perché è molto grande, è molto vasta, le linee sono molteplici, però in linea di massima ci si può orientare perché la certezza della lingua inglese la si riesce a trovare sempre. Qui ci siamo spostati. Questa è un altro quartiere di Tokyo. Qui siamo nei pressi della metropolitana di Haranju. Bene, questa è la Takeshita Dori.
Questa è una via molto famosa, soprattutto nei fine settimana, per il commercio. Qui si riversa moltissima gente, ci sono moltissimi centri commerciali, negozi dove fare un sacco di acquisti. E qui siamo nel fine settimana, come vedete, la strada è davvero molto affollata. E nelle vie di questa strada troviamo anche molte ragazzine che fanno la fila per acquistare un prodotto oppure per entrare semplicemente in un locale per andare a mangiare. Siamo nel fine settimana, quindi c'era una folla particolarmente presente. Questa sorta di casa tradizionale che vediamo in realtà è una stazione ed è la stazione di Aranjuez. Aranju si trova appunto, si trova non troppo distante dalla Takeshita Dori dove ci troviamo. Eravamo giunti in questa zona perché ci troviamo nel fine settimana, siamo di domenica, e speravamo di poter trovare i cosplay. Purtroppo era un giorno uggioso, piovoso anche in alcune circostanze, e non abbiamo visto nulla. Però questa è la zona, proprio nei pressi di questa fermata della metropolitana, dove si radunano i cosplay, che sono gente che adora vestirsi, travestirsi di personaggi dei manga o di altri personaggi immaginari e mettersi in esposizione. È un fenomeno di moda, del Giappone. Accanto a questa stazione si trova un parco, lo Yoyogi, che è il parco dove in linea di massima si ritrovano tutti i cosplay, e in assenza di questi cosplay ci siamo rivolti al santuario che è all'interno del parco, il santuario Meiji, e all'ingresso del santuario quello che si trovano sono queste che sono delle botti di sake, che sono rivestite per essere poi trasportate. Sono in realtà dei doni che vengono offerti al tempio shintoista. Mentre chiaramente uno degli elementi distintivi dei templi shintoisti è chiaramente il tori, questo varco, questa porta di accesso dove si entra e in un certo qual senso ci si purifica entrando in questa che è un'area sacra. E all'interno di questo tempio si compie anche un rituale che è quello della purificazione. Questo rituale avviene in tutti i templi shintoisti, avviene attraverso questi piccoli mestoli. Il mestolo, ci si trova anche questa acqua che scorre in continuo, il mestolo viene preso con una mano. L'acqua viene versata prima nell'una, poi nell'altra mano e poi viene anche pulita, sciacquata la bocca. Questo è un rituale, ora torniamo sull'immagine, questo è un rituale che viene fatto in segno di rispetto, ma soprattutto da parte di quello che sono tutti i devoti shintoisti, ma lo fanno anche i turisti per rispetto alla religione in sé. E questo tempio, al di là della visita, è famoso perché la domenica, nei fine settimana in genere, è pieno di matrimoni tradizionali. Quindi quello che abbiamo avuto la fortuna di vedere sono stati una serie di matrimoni shintoisti che passavano con i costumi tradizionali. Da notare una cosa molto interessante, che da un lato i giapponesi adorano vestirsi e riferirsi alla tradizione, però la stragrande maggioranza di loro, come vedete anche dalla persona di dietro, veste all'occidentale con giacca e cravatta. E qui c'è tutto il corteo di questo matrimonio in abiti tradizionali. I sacerdoti. E questi sono gli Ema. Gli Ema possiamo definirli come delle tavolette votive, delle tavolette dove la gente mette le proprie speranze, le proprie ricerche di felicità.
E li scrive lasciandoli in questo tempio. Qui ne abbiamo trovato anche una in italiano. E come vedete, la gente adora abbandonare questi beni proprio un po' come si fa come gli ex voto dalle nostre parti. E la foto di gruppo rituale. E qui ci spostiamo invece in quello che è un'altra zona, siamo all'incrocio di Shibuya. Questo incrocio è famosissimo, forse per essere definito come l'incrocio più affollato al mondo. In effetti c'è una grande quantità di gente, se vedete anche l'estensione delle strisce pedonali è davvero incredibile. E in questo luogo c'è un affollamento incredibile di centri commerciali, edifici per il commercio, è una zona molto molto confusionaria, sempre centrale di Tokyo. E vedete poi anche soggetti più o meno strani che si aggirano in questa zona, sempre per fare gli estrosi. E qui invece ci siamo spostati rapidamente a Ginza. Ginza di domenica in genere, che è il quartiere intanto più ricco della città, dove si trovano tutti i marchi griffati e dove si spende tantissimo sia nei ristoranti sia nei singoli negozi, perché è tutto un quartiere di lusso. E di domenica Ginza diventa, le sue vie diventano pedonali e quindi è bello anche passeggiare guardando le vetrine. Ed è uno dei rituali che viene fatto proprio a Tokyo nel fine settimana. In questa immagine di passaggio vediamo una sala del pachinko. Il pachinko è un gioco tipico del Giappone. In questo gioco non c'è una abilità particolare. In linea di massima la gente fa un po' come si fa nelle nostre sale giochi, dove si gioca con le carte. E qui addirittura c'è semplicemente una pallina che scende dall'alto, viene intercettata e si deve cercare di farla cascare all'interno di un buco. Se questa pallina scende nel verso giusto, si avranno dei premi e poi si potrà continuare a giocare. Quindi diventa una sorta di ossessione da parte dei giapponesi. L'ambiente interno è molto rumoroso, con queste macchinette che fanno cascare le palline, questi rumori, questi suoni che degli avvisatori acustici. È davvero un ambiente che francamente è caratteristico, ma non è tra i più belli, anche perché è veramente molto rumoroso. Qui invece ci siamo spostati in un'altra zona di Tokyo. Questo viaggio è stato, la permanenza a Tokyo è stata molto breve, di appena 2 giorni, di conseguenza tutte le varie località sono state viste con una certa fretta, proprio un mordi e fuggi, e siamo andati nei luoghi più importanti. Questo altro luogo è Akihabara. Akihabara è la cosiddetta città elettrica, è la città elettrica dove si vende, si commercia in quello che sono tutto l'intrattenimento. L'intrattenimento è in termini di videogiochi, vendita anche di elettronica attraverso i grandi centri commerciali che vendono prevalentemente l'elettronica e i manga. È tutto concentrato qui, infatti vedete i grandi cartelloni che mostrano i vari manga e nonché la marca Sega che vende chiaramente le console per i videogiochi. Altra caratteristica che abbiamo trovato qui è quello di uno dei maid cafè. Il maid cafè è una stranezza del Giappone. Tu entri in questo caffè e sostanzialmente vieni servito da delle signorine che hanno questo vestiario da servetta di altri tempi e ti servono attraverso degli inchini, sono molto gentili. È una cosa che oserei dire è molto folcloristica. Ma ai giapponesi piace molto, cioè mentre un turista avrebbe senso di andarci per la particolarità,
I giapponesi comunque approcciano e vanno anche in questi luoghi normalmente. E ci sono moltissime tipologie di questi locali, come ci sono i med cafè, ci sono anche i cat cafè, dove tu vai ed è pieno di gatti, e perché magari se sei un amante di gatti puoi accarezzarli, ne puoi trovare tantissimi, perché magari non li puoi avere a casa tua. Sono le particolarità del Giappone. Quella che vediamo invece è la Torre di Tokyo, o detta in inglese Tokyo Tower. Questa torre, anzi questa visione, proviene dal quartiere di Roppongi. Da qui c'è questa strada importante che permette la visuale della torre in maniera perfetta. La torre chiaramente è un'imitazione, delle forme della torre di Parigi, della Tour Eiffel. Fa bella mostra di sé nella città. Altro dettaglio che vi faccio notare è che la circolazione stradale è all'inglese. Difatti, in Giappone il sistema adottato è quello di una circolazione opposta rispetto al sistema italiano. Qui ci troviamo nel quartiere di Asakusa. E questo è l'ingresso del complesso di templi del Sensoji. Come vedete, questa è una porta di accesso. Ai lati ci sono delle statue di due divinità e qui c'è un corso molto lungo, da cui poi lateralmente ci sono tutta una serie di botteghe dove si vendono souvenir, artigianato locale. E poi qui all'interno abbiamo questo famoso tempio, molto frequentato dalle persone, dai fedeli, molti vengono per pregare. Questo è un incensiere enorme con cui le persone aspirano propri fumi e poi si avvicinano nella zona più sacra dove avviene effettivamente la preghiera e si lascia anche un'offerta. Molte anche le persone in kimono. E chiaramente siamo nel periodo della fioritura dei fiori di ciliegio e sia Tokyo, ma lo vedremo in tante altre località, la grande bellezza di vedere questi viali alberati, con la presenza dei fiori di ciliegio. La caratteristica dei fiori di ciliegio è anche molto connessa con quello che è la cultura giapponese di ciò che tutto scorre, della caducità della vita, dei cicli naturali, perché effettivamente il fiore di ciliegio in sé è un fiore che sboccia, ha una durata breve di esistenza e poi con semplice vento i petali dei fiori vanno via e cadono creando un manto bianco. Proprio questa modalità con la quale avviene lo sbocciare della vita del fiore che poi si tramonterà in un frutto, ma questa durata breve racconta molto di quello che è la cultura giapponese e la ragione anche per cui i giapponesi, oltre a un fattore prettamente estetico, ne sono molto attratti. Questa invece è la stazione centrale di Tokyo. Come vedete, ha un richiamo a un edificio in stile europeo, è stato fatto apposta sostanzialmente ad imitazione, ma soprattutto ha un richiamo all'architettura olandese. Potremmo tranquillamente confonderlo con un edificio di Amsterdam. Questo invece è l'ingresso del Palazzo Reale, a Tokyo. Questo è un ponte che separa il fossato, c'è sempre una guardia chiaramente. Anche il Palazzo Reale è parzialmente visitabile, anche se le prenotazioni insomma sono più o meno complesse, ma è possibile. Qui invece ci troviamo allo zoo di Ueno. Ueno è uno dei quartieri periferici di Tokyo. La grande attrattiva è quella del panda, il panda gigante che mangia il bambù.
Molti bambini impazziscono per ogni movimento fatto dall'animale ed è una gran bella attrazione. Poi, chiaramente, vediamo anche altri animali esotici come il tucano. E qui, sempre nella zona del Parco Ueno, vediamo questo sfondo dei grandi palazzi alti rispetto al parco, perché chiaramente la zona urbanizzata di Tokyo è molto piena di grattacieli, come abbiamo già visto, e di tanto in tanto sono organizzati degli spazi a verde come questo parco che crea un angolo di tranquillità rispetto al gran traffico di Tokyo. Questa è un'altra delle immagini caratteristiche della città, la metropolitana. È veramente complesso muoversi all'interno della metropolitana di Tokyo perché ci sono più linee che si intersecano. Qua, come vedete, abbiamo un'ampia scelta di linee e riuscire a districarsi significa fare uno studio a monte su quello che deve essere ciò che va fatto, o magari orientarsi attraverso Google Maps, per cui tu stabilisci di andare da una parte all'altra e ti dà l'indicazione precisa dei vari treni da poter prendere. Qui mostriamo i primi spostamenti fatti rispetto alla città di Tokyo. Siamo andati a nord. A nord si trova la località di Nikko. Nikko era una delle antiche capitali del Giappone, dove sono seppelliti alcuni dei regnanti, come Ieyasu e altri, ed è una città molto visitata, molto turistica. C'è da dire che si trova attorno alle 2 ore di treno, 2 ore e mezza, e essendo più a nord, siamo a un centinaio di chilometri rispetto a Fukushima, che si trova comunque nella parte costiera più a nord. Ad ogni modo è una bella area, ora la vedrete nelle immagini. Come vedete, è immersa totalmente in questa foresta di grandi alberi. La giornata in cui siamo andati noi era una giornata di gran pioggia. Purtroppo spesso piove in Giappone. Anche in funzione chiaramente delle stagioni, noi siamo andati nel periodo della fioritura del ciliegio in aprile, fine marzo, inizi di aprile, ma purtroppo il clima non sempre è stato buono e nella città di Nikko è stata fatta quasi tutta sotto la pioggia. Qua c'è l'ingresso che passa attraverso un tori, come tipico delle aree sacre. Queste sono delle luminarie, qui si mettevano i lumi per illuminare il percorso, se ne trovano parecchi, e questa è la sontuosità di tutto il complesso di templi, di edifici antichi di questa località, molto appesantiti rispetto alla semplicità di altri templi, e molto sfarzosa, come vedete, anche ricca di molti bassorilievi. Qui stiamo parlando di un complesso che è databile attorno al XVI-XVII secolo. Vedete lo sfarzo, forse anche troppo carico, di questi templi, tutte le sculture in legno. Questa è una tipica rappresentazione di uno dei templi shintoisti con queste forme che sembrano assomigliare ad una saetta, che assomigliano effettivamente a una saetta. E questa è una delle tombe imperiali. E qua la visita chiaramente ai locali interni. In una delle visite seguite in un ambiente simile a questo, c'è un monaco che mostra a tutti i turisti che entrano come il tempio sia stato costruito con modalità di grande perfezione architettonica, tale che se ci si mette in una zona all'interno del tempio e si battono due bacchette,
entra il suono delle bacchette, entra in completa risonanza con tutta la struttura, tale da procurare un'amplificazione automatica del suono proprio nel punto in cui avviene il battito delle bacchette. Questo è un bel ponte antico proprio vicino a un fiumiciattolo. E ora ci spostiamo. Ci spostiamo considerando uno spostamento verso sud, quindi abbiamo preso il treno, lo Shinkansen, il treno veloce, e siamo giunti da Tokyo, siamo arrivati fino a Nara. Nara è un'altra delle antiche capitali del Giappone. Bisogna dire che il Giappone ha passato varie traversie, un po' come l'Italia, è stata a molteplici regni, poi ha avuto un'unificazione sotto un unico regno, ma anche le capitali poi sono cambiate nel corso del tempo. Nella sua storia millenaria sono davvero parecchie ed è anche una delle ragioni per cui poi il Giappone è pieno di molteplici centri di grande importanza culturale, anche per la presenza delle molteplici capitali che si sono alternate nel corso del tempo. E qui arriviamo quindi a Nara. La bellezza di Nara in questa stagione chiaramente risiede nel paesaggio tipico giapponese, non solo della fioritura dei fiori di ciliegio, ma anche nelle architetture tradizionali che permangono anche in molte delle abitazioni. Questo è un piccolo cimitero e i tombini hanno questa caratteristica locale di avere stampigliate proprio i simboli della città di Nara, non solo il ciliegio in fiore, ma anche i cerbiatti, che ne troveremo tantissimi. Questo è uno scorcio della città. Questo è un dettaglio che mostra come tipicamente in Giappone molte di queste statue, di questi ex voto potremmo definirli, vengono poi ricoperti nella tradizione popolare e religiosa da questi panni che li ricoprono, che li richiudono, che li proteggono, proprio come un gesto d'affetto, un po' come noi potremmo lasciare dei fiori o un dono che viene fatto in questa forma. Ce n'è tantissime, in alcuni casi vengono messi persino i cappelli alle statue. Questo, per esempio, è un dettaglio. È uno dei cerbiatti. Ai cerbiatti che ci sono, man mano che crescono le corna, c'è una struttura organizzata che permette proprio di tagliarle le corna, perché siccome stanno molto a contatto con i turisti, con la gente comune, non si spaventano, insomma, non fuggono via, e essendo molto presenti all'interno di quest'area, per evitare incidenti e problemi, vengono tagliate le corna. Questo è un altro angolo sacro, una signora che prega con il figlio, una pagoda. Ecco quello che vi dicevo, i cerbiatti ricevono molto mangiare dai turisti, addirittura ci sono dei punti dove si vende, quindi anche per ragioni di sicurezza le corna vengono tagliate e arrotondate. Non può mancare, chiaramente all'interno di una zona molto tradizionale, la presenza di templi e di giardini tipici giapponesi. Questo ne è un primo esempio, ne vedremo molti altri quando arriveremo a Kyoto. E gli elementi caratteristici sono questa vegetazione, così fitta e rigogliosa, e la presenza delle rocce, degli stagni e in molti casi anche del muschio, il muschio verde, che è proprio un elemento tipico di decorazione e di organizzazione dei giardini giapponesi. Questa è appunto l'edificio in stile prettamente tradizionale.
fontana, questo è un altro angolo all'interno della struttura, e come vedete un ambiente tradizionale, interamente fatto in legno come nella piena tradizione, mentre il tetto, che vedremo anche in altri tipi di edifici tradizionali, il tetto è fatto in paglia e è perfettamente integrato. C'è da dire che in Giappone ne rimangono poche costruzioni che mantengono questo stile di tetto, che comunque ripara molto bene. Non è solo nella cultura del Giappone, avviene anche in molte culture, per esempio del nord Europa, laddove c'è una grande presenza di legno, questo può essere fatto. Il problema è che questo tetto non è eterno, è che ogni 20 anni va cambiato perché comincia a deteriorarsi. La sostituzione un tempo veniva fatto in epoca contadina, veniva fatto in maniera reciproca, cioè se una delle case aveva bisogno del cambio di tetto, tutti i contadini del vicinato contribuivano alla sostituzione, al lavoro, perché poi a sua volta veniva fatto dall'altro. Quindi era un aiuto collettivo e in un modo o nell'altro si risolveva la sostituzione. In epoca attuale la sostituzione è molto costosa ed è la ragione per cui poi le case non hanno più questa presenza, salvo in strutture che possono essere legate più al turismo, ma in linea di massima non c'è quasi nessuno che mantiene un tetto tradizionale, ormai si hanno i tetti in tegole o addirittura in alcuni casi anche molto peggiorativi, in lamiera, perché poi non c'è un limite all'abbassamento estetico di quello che è la modernità. L'altro elemento che vi faccio notare è comunque la persistenza all'interno delle villette di questo elemento tradizionale anche del taglio dei giardini. Cioè, abbiamo visto prima un'immagine di un giardino veramente tradizionale, però poi la tradizione si mantiene viva in quello che sono gli angoli, gli scorci, in ogni dove. Molta gente, infatti, in maniera spontanea, senza che ci sia l'esigenza turistica, ama comunque avere un suo angolino che richiama comunque alla tradizione, ma un po' come avviene nelle nostre parti, dove il tipico giardino all'italiana viene poi riprodotto non solo nelle ville ufficiali, magari dello Stato o in attrazioni turistiche, ma poi viene magari riprodotto nella villa di una persona benestante che comunque si fa un giardino all'italiana molto curato, quindi mantenendo quel collegamento con la tradizione. Questo è un altro dei templi principali della città di Nara. Qui all'interno troviamo un grande Buddha alto circa 17 metri e che ora vi mostrerò, eccolo qua. Una volta era ricoperto totalmente di oro, adesso l'oro è andato via, però è veramente imponente. Qua ce n'è uno dorato invece, e delle statue di divinità in posa terribile. Poi si vedono sempre più spesso persone in abito tradizionale, sono veramente affascinanti da vedere. E degli scorci con la fioritura dei ciliegi e i cerbiatti. Ecco quello che vi dicevo, sono presenti per strada. Qui un altro tempio panoramico da dove si può vedere un po' tutto il panorama della città. Un altro scorcio, vedete il tappeto di bianco che si viene a creare man mano che finisce la fioritura e va avanti la perdita dei petali. Un dettaglio costruttivo. Il richiamo dell'architettura giapponese tradizionale è ovviamente un richiamo che proviene alla lontana dall'arte cinese. La cultura giapponese è debitrice del cinese. Anche gli stessi ideogrammi provengono dal cinese, però sono stati poi semplificati se nella tradizione giapponese e resi adatti a quello che è la cultura del popolo.
Anche quest'immagine dimostra come poi le abitazioni moderne seguono in molti casi lo stile dell'abitazione tradizionale giapponese. E questo è un angolo all'interno di un parco molto bucolico, molto bello di rappresentazione. E qui invece c'era questa coppia che stava facendo un servizio fotografico e ne ho approfittato per fare una serie di foto perché veramente il paesaggio e il vestito poi della donna è davvero eccezionale, se poi voi notate anche i dettagli delle cuciture e dei disegni di sotto sono veramente splendidi. Anche questa immagine è molto bella. Ecco un dettaglio delle famose lanterne. Anche qui ci troviamo in un altro scorcio in uno dei templi. Questa è una delle tipiche campane che si trova all'interno dei templi, che viene suonata ma facendo muovere questo pezzo di legno che va a sbattere e produce il suono. Adesso torniamo di nuovo indietro per spostarci nella zona di Nagoya. Nagoya è una città, diciamo, del Giappone centrale. Da ricordare anche che Nagoya, è anche la località dove Fosco Maraini, con tutta la famiglia, tra cui c'era Dacia Maraini, stette per, un paio di anni in prigionia. Il campo di prigionia di Fosco Maraini, per il fatto di non essere stato un fascista e quindi di essersi manifestato come antifascista, lo portò alla prigionia per un paio di anni proprio all'interno della città di Nagoya, che poi durante la Seconda Guerra Mondiale verrà completamente devastata e il castello di Nagoya, che vedete in questa immagine, è stato ricostruito totalmente, un po' come l'originale, ma l'originale andò totalmente distrutto. Questa è la veduta dal castello di tutta la città. Nagoya in fondo non ha tantissime attrattive, ha solamente il castello che è l'elemento più attrattivo, più interessante. Questa invece è la tipica riunione dei colleghi che usciti dal lavoro si incontrano per cenare insieme, per banchettare e assicuro che sono anche molto rumorosi. Nonostante quello che si possa pensare dei giapponesi, nel momento in cui cominciano a bere sake, si rilassano parecchio. Passiamo alla località successiva. A quel punto, facendo sempre base a Nagoya, ci siamo spostati per un'escursione di un giorno a Takayama. Perché arrivare in questa località così interna e così sperduta? Perché Takayama è, una delle località che ha mantenuto, soprattutto per ragioni turistiche, delle caratteristiche tradizionali delle proprie abitazioni. Difatti, vedete questa strada pedonale in cui si gira e si nota effettivamente lo stile delle abitazioni che chiaramente sono ricostruite perché non sono dell'epoca. Anzi, apriamo una parentesi, i giapponesi non hanno il concetto nostro di mantenimento di un monumento che dura per secoli. Noi in Italia abbiamo monumenti anche di epoca romana, quindi che hanno anche più di 2000 anni, e per noi il concetto è qualcosa che duri nel corso del tempo. I giapponesi non sono così, non solo perché, per esempio, molti dei monumenti sono fatti in legno, che è un materiale deperibile ed è soggetto a distruzioni. Ma proprio secondo una funzione filosofica, molti dei monumenti vengono poi smontati e ricostruiti. È il caso, ad esempio, dei templi, per cui viene dedicato un certo tempo di vita, poi a quel punto avviene proprio una cerimonia in cui il tempio viene distrutto, smontato e ricostruito e reinaugurato da capo, ricostruito alla stessa maniera. È un modo per prevenire e per mantenere una sorta di continuità
nel tempo, ma che comunque è insita nel ciclo ideale che c'è all'interno della filosofia giapponese. Quindi anche questi edifici, insomma, non sono edifici dei tempi andati, ma sono stati ricostruiti in stile. Quindi rende e determina la visita a Takayama affascinante da un punto di vista, ma possiamo dire un po' feticcio. Chiaramente in una località turistica c'è tutto quello che poi richiama alla tradizione, anche questi portatori di turisti attraverso questo strumento tradizionale, questo carretto tradizionale trainato dalle persone stesse. È una tipica ingresso di un locale, anche altri scorci che dimostrano ciò. Un'altra veduta. Accanto a Takayama c'era un villaggio che poi in realtà non abbiamo visitato per ragioni di tempo, un villaggio con delle abitazioni tradizionali e come abbiamo visto poco fa il tetto è un tetto fatto di paglia e legno accumulato. Diciamo la costruzione tipica giapponese è questa, poi come detto le regole della modernità hanno stravolto tutto. Ecco un'altra veduta. E qui quella ravvicinata. Chiaramente queste sono le case tradizionali dei contadini, i quali, al di là della questione del tetto, comunque mantengono tutto insieme. Cioè ci sono gli ambienti di vita, poi ci sono nelle varie parti le zone in cui si cucina, le zone in cui si preserva ad esempio i prodotti della terra e si stipano, quindi ci sono le parti dei magazzini, il magazzino, la zona in cui vengono messi gli animali, è tutto un complesso che mantiene molto efficiente anche se era una costruzione tradizionale. E qui appunto uno degli ambienti tipici. A questo punto si apre il capitolo del matrimonio giapponese. Siccome il viaggio era un viaggio in realtà di gruppo, cioè coloro che dovevano celebrare il matrimonio e coloro che lo dovevano assistere, sono giunti in Giappone e il centro di riferimento era la città di Nagoya, dove appunto rimanevamo. In questa città si sono radunati tutte le persone. Io in realtà, come detto, non ero uno tra gli invitati diretti, ma sono un invitato indiretto, quindi io non conoscevo quasi nessuno. Ma l'opportunità è stata grande. Hanno affittato gli sposi un autobus con cui tutti gli invitati sono stati messi nei loro posti e siamo andati verso la località del tempio, passando ad esempio, abbiamo potuto vedere dei campi di tè, quindi la piantina del tè dove tradizionalmente viene prodotta in Giappone, il tè verde che è quello tipico anche delle cerimonie giapponesi, che ha tra l'altro un sapore completamente diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati del nostro tè tradizionale. E qui una parte si faceva il ricevimento prima del matrimonio in una stanza di un albergo in cui venivano ricevute tutte le persone che arrivavano. Chiaramente stiamo parlando di una parte di persone dal Giappone, da parte di lei, e un'altra parte di persone dalla Germania, gli invitati di lui. Qui c'era il ritrovo, c'era il rinfresco, la raccolta anche dei regali. È una cosa carina che è stata fatta delle Polaroid per ricordare anche l'arrivo degli invitati. E questa è la coppia degli sposi che si fa le prime fotografie. Chiaramente la cerimonia verrà eseguita in abiti tradizionali. Come vedete, l'abito è veramente meraviglioso perché la fascinazione che porta un abito tradizionale giapponese e l'eleganza è indubbio.
La cosa interessante è che ci si aspetterebbe che tutte le invitate, gli invitati giapponesi vestissero in maniera tradizionale, invece non è così. Soprattutto le donne, mentre gli uomini insomma vestono in giacca e cravatta come abitudine, le donne potrebbero vestire in abiti tradizionali, in kimono, ma in realtà non lo fanno. La loro risposta è che l'abito tradizionale richiede una preparazione, una vestizione molto lunga, c'è bisogno anche di un'altra persona che completi la vestizione. L'abito è anche tradizionale, è anche costoso di suo, e quindi preferiscono vestirsi in maniera ordinaria, all'occidentale, per quanto poi anche agli occhi nostri non abbia la fascinazione che dovrebbe avere. Le foto di rito chiaramente con i vari invitati. Le È un dettaglio del vestito che è finemente decorato. C'è da dire che gli abiti tradizionali come questo sono molto costosi e che in molti casi, se non si riesce a far fronte a quello che è la spesa, magari lo si affitta. E l'altro aspetto è l'acconciatura che deve contenere questo cappellino con i vari fermagli che si legano anche a quello che è la stagione in cui viene seguito la cerimonia in cui ci si veste, perché c'è questo legame tra la persona in sé e i cicli naturali, e poi chiaramente la piega che viene data ai capelli attraverso la lacca. Ecco un dettaglio. E mentre questo è la parte posteriore, dove vediamo il famoso fiocco con cui vengono legati gli abiti. Qui ci ritroviamo all'interno di questa sorta di processione che portava tutti gli invitati all'interno del tempio, che è un tempio shintoista, e che porta all'interno, dove poi a un certo punto, davanti all'ingresso, poi a un certo punto non avremo la possibilità di fare fotografie, difatti non ce ne sono fotografie della cerimonia. Vediamo, queste sono proprio le ultime. Abbiamo l'officiante, al lato c'è anche una donna che fa parte di quella che è il complesso della celebrazione shintoista. Ecco qui. Qui abbiamo l'immagine della sala in cui avviene poi il matrimonio, i due banchetti al centro. Il tavolo, che è il tavolo dove si officiano la celebrazione che è avvenuta in inglese e in giapponese, ovviamente, verrà tradotta, e al lato abbiamo dei banchetti in legno in cui si siedono coloro che assistono alla cerimonia. Molto curioso il fatto che durante la cerimonia uno dei passaggi è bere un pochettino di sake, è un po' come il fatto che nella messa cattolica si beva il vino, quantomeno lo beve chiaramente l'officiante, il prete, però è interessante questo legame che si mantiene anche tra religioni diverse di quello che è poi la bevanda più famosa per ogni cultura e che è molto legata alla vita ordinaria e quindi anche all'aspetto religioso. E qui siamo dopo la cerimonia. A questo punto la sposa mostra la sua fede nuziale e nello spostamento che abbiamo fatto in questa località mentre eravamo con l'autobus, siamo passati da questo totem che ci mostra come poca distanza vi era l'autodromo di Suzuka, il famoso autodromo delle gare di Formula 1 giapponesi.
A questo punto, terminata la cerimonia, ci siamo spostati da Nagoya, abbiamo preso il treno e siamo giunti fino alla parte più meridionale del nostro viaggio, che è quella di Hiroshima. La visita a Hiroshima, che ci sembrava indubbiamente doverosa e che è una parte toccante del nostro viaggio. La prima cosa che si vede arrivando chiaramente è la parte centrale della città, dove si scorge subito la famosa cupola di quell'edificio, dell'unico edificio rimasto in piedi dopo l'esplosione della bomba atomica. Siamo sempre in un momento in cui c'è la fioritura dei fiori di ciliegio, il cosiddetto hanami in giapponese. In queste occasioni, questo è il museo della bomba atomica che parleremo dopo, e in questo momento praticamente ci sono radunate tutte le persone che fanno un picnic. E in questa città proprio ce n'erano molte, molto allegre, molto festose. È un momento tipico per i giapponesi, per esempio in questo caso non solo erano riuniti, ma anche giocavano tra di loro. Quando ci hanno visto, ci hanno subito richiamato all'attenzione per invitarci, perché sono poi molto socievoli, probabilmente anche perché nelle regioni meridionali evidentemente sono molto più aperti rispetto a una città come Tokyo, dove il senso di separazione è molto più avvertibile. Questo è il fiume che attraversa la città di Hiroshima. E qui giungiamo nella parte cruciale, l'edificio che è rimasto in piedi. È una cosa tipica che ritroviamo in questa città, sono questi origami, rappresentazione di un uccello, e che deriva dal fatto che subito dopo lo scoppio della bomba nel 1945, c'è stata una bambina che è diventata molto famosa, che prendendo le radiazioni e quindi avendo la possibilità di vivere per un tempo limitato perché il suo corpo si stava disfacendo, fece un gesto molto bello, che era quello di costruire con pezzi di carta queste forme ad uccello. Ne fece tantissime perché quando la si costruisce nella tradizione giapponese, la costruzione di queste rappresentazioni sostanzialmente è di buon auspicio, di lunga vita. Lei ne fece un numero considerevole, però poi comunque morì. Ma è rimasta una sorta di tradizione all'interno di coloro che vanno a visitare Hiroshima, per cui molti giapponesi li aggiungono, li mettono in esposizione. È una sorta di ex voto che viene dato per ricordare tutte le vittime e per ricordare le tremende conseguenze di quello che fu lo scoppio della bomba. E questo è il monumento che ricorda il punto dove è avvenuto lo scoppio della bomba, la bomba che non cadde a terra, ma il cui scoppio avvenne a mezz'aria. E in questo punto avvengono ogni anno le celebrazioni che si fanno in Giappone per ricordare lo scoppio della bomba atomica, vengono deposti fiori, è la tipica immagine che si ha quando diciamo, vengono visti i video nei vari telegiornali. E all'interno notiamo delle targhette, le varie lingue in cui vengono commemorate le vittime della bomba atomica, come in questo caso è stato fatto per l'italiano, anche se è un italiano molto imperfetto, perché se notate che tutte le anime restino qui in pace affinché non si ripeta questo malvagio, che chiaramente in italiano, insomma, ha un significato non corretto. Una scolaresca in visita. E qui siamo all'interno del museo della bomba atomica. Il museo riporta, come tutti sappiamo,
tutti i reperti, tutte le immagini, tutta la rievocazione forte e atroce di quello che fu il momento dello scoppio della bomba atomica. E questo è, per esempio, uno degli orologi ritrovati, le cui lancette sono ferme nel momento in cui avverrà lo scoppio. E il plastico che rappresenta quei pochi edifici che sono rimasti in piedi, perché non è completamente vero che l'unico edificio è quello famoso che riconosciamo, gli altri poi chiaramente furono abbattuti o riutilizzati. Ma se vedete, praticamente la zona centrale della città è praticamente rimasta, non è rimasto praticamente nulla. Questa è una rappresentazione molto truce di quello che erano le vittime che vagavano in questa sorta di notte con la pelle a brandelli, e questa rappresentazione molto cruenta di quello che era la realtà dello scoppio della bomba atomica. Questo grafico mostra invece la posizione di scoppio della bomba atomica e con una visione molto più allargata di quello che è il resto della città. Una bicicletta di un bambino e un elmetto. Addirittura in questa immagine notiamo una valvola dove è stata stampata l'ombra, come una fotografia in cui nel muro viene stampata per la troppa luce, il troppo calore. Viene stampata la differenza di contrasto tra luce e ombra. E questa la veduta dell'esterno dal museo stesso. Questo è l'edificio molto minimale. E qui a questo punto ci spostiamo in una località vicina, una località che è famosa in tutto il Giappone, che è il Tsukushima, non troppo lontano da Hiroshima, come stiamo vedendo, è un'isola e l'isola è famosa per il torii sul mare. Questo torii, questa porta, è sul mare, proprio a poca distanza rispetto alla località. Noi ci siamo arrivati con il traghetto, una volta sbarcati dal traghetto, vediamo questo ambiente abbastanza turistico e molto piacevole, e questo è lo scorcio del Tori. La cosa interessante è che si stava sviluppando la bassa marea, pertanto il Tori stava diventando in secco e quindi il mare si stava ritraendo. Fenomeno che nel giro di alcune ore proprio ha visto il ritrarsi totale dell'acqua, un po' come avviene da noi nel Mont Saint-Michel, per esempio. Vedete, prima delle immagini si vedeva che questa zona era completamente ricoperta di acqua, quindi poteva arrivare anche un'imbarcazione. Adesso non c'è nulla. Noi poi siamo andati a fare un giro per la città. Ci siamo allontanati mentre l'acqua continua ad andare via. Abbiamo visitato questo tempio. Questa è la signora vestita in abiti tradizionali. La città, come vedete, è molto bella e molto caratteristica. Questa è una vista dall'alto. Qui siamo all'interno di un tempio proprio immerso nella boscaglia, molto piacevole da visitare, molto sereno come luogo. Queste sono alcune delle divinità rappresentate. Dei dettagli che metto in mostra. E chiaramente ci troviamo in un tempio buddista, lo dimostrano questi rotoli che vanno fatti girare
quando si passa, che è tipico dei templi buddisti. Ecco, le statue. Questo è sicuramente un saggio a cui vengono lasciati anche dei doni. Ecco, di nuovo, quelle statue a cui vengono cuciti dei pezzi di stoffa. E qui torniamo indietro e vediamo che il Tori a questo punto è percorribile, cioè il mare si è completamente ritratto. Quindi siamo scesi per fare delle foto, mentre in lontananza c'erano gente che raccoglievano le telline e tutto quello che riuscivano a trovare. Passiamo alla prossima località che abbiamo visitato. Il puntino rosso che vedete è Kobe, che è poco distante da Osaka, le distanze non sono grandissime, in realtà è tutta un'area urbanizzata molto grande che comprende sia Osaka che Kobe e poi a breve distanza troviamo anche Kyoto e nonché la città di Nara. Questa è la regione del Kansai. E qui a Kobe abbiamo soggiornato sostanzialmente una notte, anche se la città di per sé non è niente di eccezionale, cioè non c'erano grandi attrattive, ma seguendo diciamo la maggioranza siamo passati da questa città per una notte. Una delle cose che dovevo per forza documentare era quella dei famosi gabinetti giapponesi. La particolarità qual è? Per chi non li conosce, che sono totalmente elettronici, cioè il water in sé è il water tradizionale che conosciamo anche noi, poi viene applicata questa tavoletta che ha tutta una serie di funzioni elettroniche. Come vedete al lato ci sono una serie di tasti. Questi tasti permettono, proprio perché le case giapponesi sono molto strette e la conformazione anche dei bagni è diversa rispetto alla nostra. Cioè, mentre da noi il bagno comprende tutto, sia il gabinetto, il bidet, la doccia e via discorrendo, i gabinetti giapponesi hanno il gabinetto separato, un po' come avviene in Francia, come una sala piccolina, e poi abbiamo il bagno, che è una sala dove ci si lava. E quando, diciamo, si va in bagno, effettivamente, come si fa senza bidet? E loro l'hanno risolto utilizzando questo modello di tavoletta elettronica che permette che dopo che si va in bagno si regola tramite i tasti anche la possibilità del lavaggio. Esce una sorta di spruzzatore che spruzza un getto d'acqua. Addirittura si possono regolare dei movimenti affinché tu non debba neanche toccarti per pulire materialmente. Fa tutto il getto d'acqua. Chiaramente nell'acqua si potrà regolare la temperatura, si potrà addirittura in alcuni modelli più tecnologici è capitato anche di entrare in bagni dove, aprendo semplicemente la porta, la tavoletta del water si apriva da sola. Si accendono le luci all'interno del WC che si illumina e praticamente lo puoi utilizzare. La tavoletta in alcuni casi è persino riscaldata. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi, di accessori che lo rendono tecnologico al massimo. La cosa curiosa è che queste tavolette non sono commercializzate all'estero, quindi esistono solo in Giappone, non ce le ha nessun altro. Anche perché in effetti sono una follia da questo punto di vista. Eppure esistono e sono molto, molto popolari, ci sono praticamente in tutte le case giapponesi. A Kobe, come detto, non c'è nulla di particolare. Mi ha colpito semplicemente la possibilità di vedere questa chiesa cattolica. Dobbiamo aprire una piccola parentesi legata alla presenza della Chiesa Cattolica in Giappone. Il cattolicesimo è presente come religione attualmente, ci sono alcune chiese che si possono trovare nelle varie città e la religione cattolica in realtà
è penetrata nel Giappone con i primi navigatori portoghesi e poi tutti i vari occidentali che si sono avvicinati al Giappone attorno al XV-XVI secolo. I primi colonizzatori, potremmo definirli, che sono arrivati in Giappone, al di là dei commerci, in genere erano portoghesi, poi sono arrivati anche gli olandesi. Questi sono arrivati cominciando a predicare e a convertire molti giapponesi nella religione cattolica. E il problema è che i numeri cominciavano a crescere e l'allora Tokugawa aveva cominciato ad allertarsi perché praticamente alcuni all'interno della corte cominciavano a temere il fatto che le conversioni fossero funzionali a una sorta di colonizzazione del paese stesso. Nel momento in cui tu diventi cattolico e rispondi alle direttive del Papa che sta a Roma, in un modo o in un altro, sei entrato in un'orbita occidentale, quindi oltre ad aver perso le tue caratteristiche proprie della tradizione giapponese, stai seguendo altri tipi di direttive. E siccome i giapponesi sono molto inquadrati da questo punto di vista, a quel punto il dubbio che il Giappone potesse perdere, la propria sovranità in funzione di queste continue conversioni fece scattare tutta una serie di persecuzioni nei confronti dei cristiani. Le persecuzioni sono ampiamente documentate all'interno del film Silence di Martin Scorsese, che vi consiglio di vedere perché in effetti rende molto bene l'idea di quello che era il clima di allora. Sostanzialmente i cattolici che arrivavano in Giappone, praticamente nel periodo delle persecuzioni, se venivano presi, venivano torturati e uccisi. E questo avveniva anche per i giapponesi stessi. Con la differenza che i giapponesi, nel loro spirito tradizionale, il sacrificio, l'immolarsi, un po' come avvenne nella Seconda Guerra Mondiale con i kamikaze, è una cosa normale, una cosa, che era un modo di morire con dignità e di conseguenza, loro si facevano quasi ammazzare, mentre per gli occidentali divenne un vero sacrificio, un vero martirio. Fatto sta che questo tipo di situazione è rimasta per diversi secoli fino alla completa apertura del Giappone, quando poi a un certo punto il Giappone allentò le maglie di questa persecuzione e poi al giorno d'oggi il problema non sussiste neanche. E quella che vediamo è una chiesa cattolica. La cosa divertente è quella di trovare una scritta in italiano con un errore. Vedete qui Benen che è scritto chiaramente male. Interessante notare che viene utilizzato in questo caso l'italiano. In alcune chiese magari verrà utilizzato il latino perché è la lingua, diciamo, ufficiale della Chiesa Cattolica. Qui invece siamo all'interno di un negozio che oltre a vendere produceva anche il sakè. E all'interno di questo luogo dove si fanno anche le degustazioni per poter acquistare, insomma, un po' come avviene in molte delle attività nostre, per esempio nelle cantine italiane, si va, si vede il processo di produzione, si vedono i vigneti. In questo caso si poteva vedere una sorta di piccolo museo con il processo di creazione del sakè. Il sakè, che è una bevanda alcolica, è l'equivalente del vino nostro, ma prodotto non dall'uva quanto dal riso, dalla fermentazione del riso, c'è tutto un processo anche di natura tradizionale, oggi chiaramente diverso, con cui si produce il sakè. Quindi si prende il riso, lo si spande, Ci sono tutti questi vari passaggi che io personalmente non conosco nel dettaglio, ma sono molto interessanti perché sono stati riprodotti e poi alla fine, a prodotto finito, praticamente vengono
inseriti in queste botti, che abbiamo ritrovato anche quando abbiamo visto alcuni dei templi, perché è il dono da parte di alcune aziende, alcuni personaggi facoltosi, e quindi poi le botti vengono conservate. Questa è la cerimonia in realtà della consegna del sake. Il sake, come vedete, viene servito in questo tipo di ciotole e in funzione anche poi alle tipologie, perché abbiamo sake più secco, i gusti sono completamente diversi, un po' come avviene per il vino. Infatti, questo è un dettaglio. In genere il sake lo si accompagna al cibo normalmente, oppure lo si degusta da soli. Si può servire il sake o freddo o caldo. E qui invece vediamo l'immagine di alcuni bambini che giocano in uno dei canali di Kobe, cercano di prendere dei pesci. In fondo dobbiamo dire che il Giappone è un paese molto sicuro. Talmente sicuro che i bambini, per esempio, vanno a scuola da soli, vengono subito responsabilizzati, prendono i mezzi pubblici, anche molto piccoli, una cosa che per noi è totalmente impensabile, perché il timore di lasciarli da soli, di responsabilizzarli ancora troppo piccoli, ci spaventa tantissimo. Mentre in Giappone c'è una cultura molto diversa e chiaramente le condizioni sociali sono differenti. Qui invece vi mostriamo la posizione di Kyoto, che è la prossima meta. La città di Kyoto si estende lungo uno e più fiumi che scorrono all'interno della città. Qui c'è un angolo dove persistono ancora delle abitazioni che hanno una conformazione, uno stile più o meno tradizionale. Ma dobbiamo con amarezza dire che Kyoto si è spersonalizzata, ha praticamente avuto una espansione urbana importante e le abitazioni sono delle abitazioni, diciamo, di poco valore estetico, e la città ha perso tantissimo rispetto poi al fatto che i templi sono davvero incredibili. Però purtroppo questa è una cosa con cui si deve combattere. Il Giappone ha la tendenza a preservare poco il suo patrimonio culturale e anche quello che è la tradizione giapponese, quella che dopo un tot di anni gli edifici, così come i templi, vengono ricostruiti. Gli edifici in genere vengono abbattuti, magari perché vecchi, hanno una certa durata e basta, lì si abbatte. Quindi non c'è un concetto come in Italia di permanenza di una struttura architettonica che rimane nel corso del tempo e rappresenta la storia, come nel nostro caso ci sono gli edifici di epoca anche medievale. Lì praticamente un po' perché venivano costruiti in legno, un po' perché c'è questa furia nel rinnovamento continuo delle cose, rimane ben poco di architettura veramente antica. Un altro scorcio di questo lungo fiume. Vabbè, una statua che chiaramente rappresenta quello che è la tradizione, soprattutto di Kyoto, che è la tradizione delle geishe. Ecco quello che vi dicevo. Molte delle strade di Kyoto sono praticamente così. Sono delle strade che si potrebbero confondere con una grande città come Tokyo, come Osaka. La cosa molto curiosa è che ad una grande armonia all'interno dei propri spazi domestici, almeno nelle abitazioni tradizionali, poi abbiamo all'esterno tutti questi fili che rendono l'estetica della città davvero deprimente e sembra una delle tante città asiatiche, ma anche in Cina, per esempio, c'è questo tipo di condizione, per cui l'esterno è mantenuto così, con un impatto visivo davvero devastante. E mentre poi permangono alcuni angoli che
danno un vago richiamo a quello che doveva essere il Giappone del periodo Edo. E come da tradizione nella città si vedono molto di più rispetto ad altre città giapponesi il fatto che molte donne vestono in kimono, in questo abito tradizionale. Come abbiamo detto, il kimono spesso non viene utilizzato proprio perché, insomma, è più macchinoso da vestire. È più costoso come abito, però permane una sorta di genius loci del luogo dove le donne vestono in misura molto maggiore, o chiaramente in molti casi avviene che il vestirsi col kimono è per le occasioni più importanti, per un matrimonio, per una festa. E chiaramente c'è anche da vedere in giro le famose geishe. O in questo caso è una Maiko. La Maiko in realtà è l'apprendista geisha. Qui non apro neanche l'argomento perché sulle geishe si dovrebbe dire tantissimo, ma in realtà li si confonde come delle prostitute che non sono, sono delle intrattenitrici. L'intrattenimento per i giapponesi tradizionali, ma anche a tutt'oggi per i manager, è un bel modo per mantenere una continuazione della tradizione. Quindi la donna geisha sa suonare uno strumento musicale, sa intrattenerti con la parlantina, sa raccontare delle storie e questo per i giapponesi continua ad essere un grande valore. Ma chiaramente una geisha è molto costosa, quindi è un passatempo per i ricchi manager che se lo possono permettere, non certo per il turista. Ecco qui un angolo che si è bene o male preservato, è una grande particolarità, quella di vedere, e qua siamo nei dintorni dell'area del Palazzo Imperiale di Kyoto, una delle tante residenze dell'imperatore, qui abbiamo della gente che sta pulendo e togliendo quello che sono piccole foglioline, piccoli oggetti che sono rimasti in mezzo alla ghiaia. Quindi vedete come, con quale minuzia poi riescono a lavorare i giapponesi che è all'interno della loro cultura. E qui cominciamo ad approcciare subito con uno dei templi di Kyoto. Questo è il famoso Padiglione d'Oro. Questo padiglione si innesta all'interno di un giardino giapponese tradizionale, veramente splendido, una cornice davvero incredibile, con un'area che è completamente curata e fa parte di questa attrattiva. Quindi abbiamo un laghetto, abbiamo questo padiglione dorato, questo padiglione esisteva originariamente, ma negli anni 50 un monaco che uscì di senno lo bruciò totalmente e quindi è stato ricostruito ed è una delle attrazioni principali della città. Ma come detto, la bellezza che emerge dalla città di Kyoto è soprattutto questo fatto di poter vedere all'interno dei templi quello che è la vera tradizione costruttiva, ma anche dello sviluppo dei giardini zen. E come vedremo, ce ne sono davvero tanti. Il giardino zen in genere utilizza quello che sono i materiali essenziali, sia il muschio nel caso di alcuni tipi di giardini, che la pietra, le pietre anche più grandi, che costituiscono un insieme che determina all'interno della filosofia zen giapponese una armonia estetica, un'armonia di forme che favoriscono la meditazione. In genere questi giardini chiaramente sono all'interno di un monastero o anche magari può essere fatto da parte di un ricco signore perché devono favorire la concentrazione, la pace interiore ed esteriore per i monaci. E in questo angolo del padiglione vediamo anche la forma caratteristica delle piante,
che chiaramente vengono potate per mantenere questo complesso estetico molto particolare, e infatti un angolo dove si vede uno dei giardini Zen, una pietra più grande e queste strisce che in parte possono anche richiamare esteticamente a quello che sono le onde del mare, con tutto un richiamo molto più profondo di quello che va oltre l'estetica. Vedete, il minimalismo applicato a questi templi, un altro scorcio, la tipica abitazione, come vedete, è rialzata rispetto al pavimento, fatta totalmente in legno, tra l'altro con un tipo di struttura simile riesce a resistere anche ai terremoti che da sempre tormentano il Giappone. In questo caso abbiamo proprio una montagnetta di pietrisco che viene fatta. Vorrei farvi notare poi una cosa molto interessante, molto importante. Chiaramente in quello che è l'attività dei giardini giapponesi Zen, tutti gli elementi naturali contribuiscono a quello che è un processo di interiorizzazione, cioè l'uomo che vive all'interno di questi giardini ha la caratteristica di poter ritrovare una maggiore concentrazione, ma anche una maggiore coesione con gli elementi naturali stessi. Quindi è una natura naturale, ma in un certo qual senso artificiale, perché anche la disposizione di quello che sono i laghetti, il ponticello, gli alberi. In molti casi, ad esempio, anche gli alberi stessi hanno una disposizione del fogliame forzata. Difatti, vi sono molti alberi all'interno di questi giardini i cui rami vengono forzati ad assumere una certa disposizione perché è esteticamente più bello. Ora, qualcuno magari direbbe che effettivamente non è naturale tutto ciò, ed è come se ottieni un effetto supernaturale perché è esteticamente più confacente. Quindi, in un certo qual senso, è una natura a cui è forzato il processo, però lo scopo è quello di ottenere un ambiente armonico quanto più possibile, anche se l'armonia dovrebbe avvenire nel momento in cui tu non tocchi nulla, ma l'intervento dell'uomo ha questa finalità, un agire per entrare anche in contatto ed essere parte del processo naturale. Infatti, ad esempio, anche in questi casi, no, le radici in vista, la presenza del muschio, che è uno degli elementi molto utilizzati all'interno dei giardini giapponesi, il muschio, che è un elemento sostanzialmente naturale, comunque rientra in un fattore estetico del giardino. E difatti, in questa estetica, ciò che diventa non naturale nella sua naturalezza è il fatto che, ad esempio, le stesse foglie cadute vengono considerate come quasi un elemento estraneo, e quindi abbiamo la persona addetta alla pulizia, alla spazzatura del giardino stesso dalle foglie, un po' come avviene dalle nostre parti, ma da noi è diverso. Qui abbiamo un punto dove non si camminerà, ma lo spazzare anche la singola foglia ha un significato del mantenimento della perfetta armonia. Il tipico ponticello, questo ricorda molto quello rappresentato da Monet all'interno dei suoi quadri, il famoso ponte giapponese che aveva a Giverny. E questo è l'angolo più famoso tra tutti. All'interno di questo tempio vi sono disposte una serie di rocce. Sono in realtà 15, ma se ne vedono una in meno, e questa disposizione, che è stata fatta
da un monaco il quale ha predisposto questo giardino zen giapponese, questo tipo di disposizione per cui da ogni punto di vista la si guardi, si nota sempre un certo numero di rocce, ma mai tutto completo, è un qualcosa che rientra nella filosofia zen. Potremmo dire a un certo punto che ciò che noi vediamo, ciò che abbiamo davanti, è sempre una parte della realtà, ma non vedremo mai tutto. Qualcuno da un'altra parte del giardino potrà vedere sempre tutto, ma gli mancherà sempre un elemento, che è l'elemento nascosto, che è l'elemento che non ci è permesso di comprendere per la nostra finitezza. Quindi si rientra all'interno di questo tipo di concetti molto più ampio e stimola indubbiamente quello che è il processo della meditazione, della contemplazione, della comprensione delle cose del mondo. Ecco perché questo tipo di ambienti così rilassati, così naturali, sono fortemente adatti a una riappacificazione con se stessa e chiaramente da parte dei monaci un'elevazione ulteriore nel proprio processo interiore. Questo è un dettaglio dove le pietre assumono anche una valenza simbolica, laddove tutta la pietraia è come una sorta di mare che circonda queste isole di pietra. E infatti, vedete tutta la gente che si affolla. Beh, qui abbiamo i soliti ambienti con il tatami, gli ambienti tipici giapponesi con le varie sale e un prato pieno di queste foglie cadute, perché ricordo sempre, siamo nella stagione dei ciliegi in fiore, e l'effetto è davvero molto bello, come vedete anche in questa immagine. E qui quello che vi dicevo. In questo caso la disposizione dei pali è per il sostegno dell'albero, però in altri tipi di giardini questi stessi pali sono proprio atti a forzare la posizione dei rami in un certo modo per ottenere un certo effetto estetico. Questo è l'ingresso di un bosco di bambù. Ce ne sono diversi nella zona di Kyoto e sono molto affascinanti. Qui è uno degli angoli della città in cui scorre uno dei fiumi ed è un punto molto caratteristico. Questo è un calendario. I giapponesi, dobbiamo dire, hanno adottato il calendario occidentale. Quindi anche i giorni sostanzialmente corrispondono, poi loro hanno una loro differente datazione, per cui in funzione di quale imperatore c'è, hanno un nome diverso e definiscono le epoche del Giappone. Ma questa è una disposizione a parte, poi sostanzialmente i mesi sono quelli e sono direttamente entrati a far parte della società giapponese. Qui ci avviamo alla fine, qua siamo alla stazione di Kyoto. Questa stazione è stata molto discussa perché è una stazione davvero incredibile, come struttura, un palazzo ultramoderno. In questa vetrata esterna vediamo il riflesso della torre di Kyoto e la critica ricevuta è la spersonalizzazione di un'identità tradizionale con un edificio così ultramoderno e così sfarzoso, è uno sfarzo ultramoderno. Questo edificio chiaramente sarebbe stato molto più appropriato a una città come Tokyo, come Osaka, che hanno una connotazione molto più moderna, ma il tradizionalismo di Kyoto avrebbe richiesto sicuramente una struttura più dimessa. È stata fatta, ma rientra ormai come una delle attrazioni della città. Quindi viene anche riportata proprio nelle guide un giro, diciamo, turistico di questo ambiente futuristico. E qui, quindi, con questa immagine, chiudiamo
il nostro itinerario giapponese. Possiamo semplicemente dire che questo viaggio è stato davvero molto interessante, almeno per il sottoscritto, è una modalità, che ha permesso di comprendere quantomeno nei suoi aspetti più generali il paese, perché, per comprenderlo bene bisognerebbe vivere lì, bisognerebbe anche entrare molto più a fondo all'interno di quello che è la filosofia del paese stesso. E la mia ripromessa è quella di ritornare nuovamente in Giappone e poter comprendere molti più elementi di questo paese e chiaramente con la prospettiva da occidentale riuscire a metterli in confronto per comprendere molto più noi stessi e anche il nostro ruolo all'interno del mondo. Quindi con questa immagine concludiamo.